alla fine di ogni grande fatica, di ogni incontro, di ogni match giocato, arrivare a quella fase è il defaticamento. È fondamentale per recuperare energie, è fondamentale per non soffrire troppo il giorno dopo, è fondamentale per non avere le carne crette. Le carne crette, perché quando tu hai fatto la carne crette. Dopo la ballarella a te non ti è venuta la carne cresta. Senti che ti è venuta la carne cresta dopo la ballarella. Tu so io, tu, se no diceva ne fai diventare bene. Abbiamo la persona che ha partecipato fin dal primo giorno con grande entusiasmo. È riuscito veramente a guardare, a vedere tutti gli eventi del festival, dal primo all'ultimo, è qui ormai da 4 giorni e adesso ci facciamo. Cioè adesso questa Naya ci faremo raccontare questi 3 giorni del festival a nostro amico, come si chiama? Stefano Ribù. Come vuoi dire? Sono stati 3 giorni veramente emozionati, pieni e vivi soprattutto. Sì, vivissimi. Viva i 3 giorni! Qua stiamo quasi a mezzo tour. Diciamo l'evento che ti è piaciuto di più, l'ospite che ti ha affascinato di più in qualche modo. È sempre il prossimo. È sempre il prossimo. Il merito comunque della squadra. Sì, la squadra coesa, si vede. Ora immagine della squadra coesa. Eccola. Immagine della squadra coesa. Scusate, ci fate una faccia da squadra coesa, gentilmente? Mi sembra grande coesione, guarda, c'è grande coesione, c'è grande coesione, fusione, quasi fusione questa. State. Per far guida a Tambone. Ma qualsiasi, c'è basta udito la musica, però perdere l'amore. Quando si fa sera. Motore, azione! Azione, non poteva assolutamente mancare al nostro grande format Defaticamento Tour, quello che è lì, l'ideatore, il sognatore, il tornitore, l'uomo che in qualche maniera sta scassando le palle a tutti quanti, cioè la persona che ha portato questo festival sul luogo di una presidenza, il nostro grandissimo Stefano Liguri. Però accanto a lui abbiamo anche il direttore del festival, Vittorio Maciolo. Io devo confessare che se ho fatto tutto questo, che mi sta dando tanto casino, tanto danno, così, era il giusto. Ho avuto un suggeritore appunto che mi ha detto: perché non fai un festival delle storie, così non piccato a tutti? Lui. Stefano Liburdi. Pure la paparella, tutta gente parla di me. Tutto dice canastella, vesto tarda da carere. Ma che la mare... Però poi lui... Ancora? Io il volto... Cioè sono burattino le mani di Stefano Liburdi. Cioè lui... Cioè chi ha invitato questi ospiti? Stefano Liburdi. Io non lo volevo fare in Radio Libera. Sono io. È lui. Cioè lui c'è, io ho messo, allora, giuro, ho messo un appuntamento al pomeriggio e 2 la sera. E Stefano diceva: metti questo, porta un altro ospite, invita quest'altro. Sono troppo voi. Sono amichetti miei, posso venire. Cioè, è colpa tua, non è colpa mia. Ah.
Potrebbe sembrarvi l'ennesima rubrica di Stefano Liburdi, in realtà è una rubrica interamente a cura di Rachele Visotti. Tre motivi per andare al Festival delle Storie. Cummare, cummarella, tutto quanto a sapere. Vuoi capire andare o andarsene? Andarsene dal Festival delle Storie. Capito bene. Tre buoni motivi per andarsene dal Festival delle Storie. Scusi, senta. Per andarsene dal Festival delle Storie. La pessima compagnia. E poi hanno cantato la Salerno di Snailand, il passeggiare che faceva Sion, che tutti quanti. Io non glielo dico che è Disland is your land, però qualcuno sarà questa land. My land ha detto. Ah, ma lei, perché prima di tu. Un po' possessiva, non mai, capito? Cioè, siete del possessivismo. Di che? Ma ti senti più bello, brutto o cattivo però? Ho molto buona. E ti ricordo che la vita è... Come c'è la canzone? Perdere l'amore quando si fa sera. Un saluto alle telecamere, Michele. Un saluto. Alla telecamera, però. Hanno fatto? Io sto per qui. Un saluto. Un saluto abbiamo. Secondo me, questo è il mio saluto che poteva fare. Avete visto quello sguardo che si è lanciato e da quello voi dovete capire che cosa domani dovete fare. L'ordine è stato lanciato. Adesso voi sapete cosa dovete fare. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare. Perché la vita è una e soprattutto è l'amore. Si conclude adesso veramente in questa maniera impietosa, cioè nemmeno pietosa, proprio impietosa, degradante, defaticante, quella che è la parte fondamentale della nostra giornata, ecco, guardate come è arrivato il nostro uomo, l'uomo che ha organizzato e che ha in qualche modo ampiamente tutto, dottor Stefano Liburdi. Grande! Stefano Liburdi, uno di noi, è lui. Viva il decreto. Defaticamento. Il defaticamento. Siamo qui con Michele, riesce a masticare tranquillamente. Che ci canterà la sigla di chiusura. Che prima. Sigla chiusura. Però è una cosa divertita. Certo, ma siamo anche noi. Prego. Preparati. Ho comprato tutte sigle, il mio cuore lo sai, cosa voglio da te. Attacca. Amore non si muore, e zazza grazie tutte rosse per te, ricordiamo vai. Ho comprato
Sì, no. È una taccia, pure no. Il mio cuore lo sa. Così voglio da te. Davino, non grande successo nella prima puntata del Defaticamento, vi ringraziamo di averci faticato anche voi con noi. Alla prossima puntata del Defaticamento Tour. Se vuoi potessimo andare a passeggio, se vuoi potresti farti conoscere anche ad un Elvis. Ti piace la spuma cerasa o la birra accattata al discount? Mi vuoi accompagnare a buttare la munnezza? Se non mi fai fare storie con mamma, no, 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 non si tratta così un rock and roll, no, no, mamma mamotta, perciò ti dico no, affaticare, no, no, non ci andrò, non puoi farlo, questo, non puoi mandare a faticare un Elvis. Potremmo anche andare a vederci il cinema da fuori, così non parliamo. Oppure potrebbe portarti a scapizzare i topi a lungomare. Ti piace giocare a flipper a società? Oppure alle macchinette dei pucherielli? Oppure potresti accompagnarmi a pisciare il gatto? Altrimenti mi fai fare storie con mamma? No, 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 non si tratta così un rock and roll. No, 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 mamma mamotta, la munnezza non la scenderò. No, 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 manco se mi batterai. Ti dico, amico, non si tratta così un rock and roll. Io non vorrei che mi stimolo.